Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova live dal titolo molto provocatorio perché è Topolino contro i manga, perché tocca fare un discorso serio questa sera, un po' serio nell'intento, poi non so quanto seri saremo, almeno io sarò poco serio probabilmente, Pietro sicuramente lo sarà di più, l'avete già visto sul canale, quindi sapete Una che sfida. a chi, dice, a chi è più serio o chi è meno serio? A chi è meno A chi è serio? meno serio? Ah, accetto la sfida, posso farcela. E basta, allora, contesto e premessa, tanto chi mi segue lo sa già, su Telegram non si fa altro che discutere, ma sempre, se, oh, più o meno ogni tra venerdì e domenica di ogni settimana, con qualsiasi fumetto che esce su Manga Plus, perché ogni volta che qualcosa non piace del manga di turno si dice era meglio Topolino. A me sta frase fa sempre sbroccare malissimo, però non ho evidentemente le capacità argomentative per esprimere perché. È un'enorme fesseria, quindi ho detto serve uno come Pietro molto più preparato. Che ci spieghi, a questo punto che spieghi anche a me, perché questa è una fesseria di base, sia Oh, nel fare un questo lo vale. confronto, sia nel fare un confronto che a monte per me non ha senso, poi in caso vediamo cosa ne pensa Pietro, e in generale andare a confrontare anche due tipi di narrativa diversa, perché hanno due modi di raccontare diversi e vogliono fare cose diverse, però vediamo. Insomma, ho chiesto a Pietro di venire, ha detto che era contentissimo di venire e quindi ormai cavoli suoi, ha accettato. No, sono effettivamente molto contento di essere qua perché è una cosa che mi sta molto a cuore. E da autore di Topolino e da lettore di Topolino da sempre, il fatto che alla gente possa piacere Topolino quanto piace a me, per me è sempre stato molto importante. Non succede, ed è questo è molto doloroso. E però ogni volta che riesco a passare un pochino, riesco a portare qualcuno a leggere un pochino più di Topolino, non al posto di altro, ma semplicemente dare un po' di possibilità anche a Topolino, che non è solo per bambini, io sono sempre molto felice di farlo e di parlare bene di Topolino. E io a questo E punto non mi pagano farò. per farlo, quindi. No, a questo punto farò un coming out pazzesco. Visto che è stato nominato anche Francesco Vacca in chat, una cosa che ho detto anche a lui, perché ho fatto un corso con lui un corso di sceneggiatura ed era improntato sulla sceneggiatura Disney. Quindi principalmente si è parlato di Topolino Paperino con lui. E lui ha visto questi miei saggi qua dietro e fa: vedo molti volumi gialli, vedo molto Topolino. Gli ho detto. No, non sono un grande lettore di Topolino. Che fai qua? Sono qua per imparare, ti ho detto. E quindi, coming out anche con te, io ho iniziato a vedermi Topolino dopo aver di fatto conosciuto Francesco. Sembrano effettivamente volumi di Topolino. Vero? E cosa sono? Invece, Sono tutti gialli. no, è tutta saggistica sul come si scrivono opere, quindi costruzione dei personaggi, è tutta una collana della. Non mi ricordo. Aiuto, come la casa editrice. Ah, sono una capra. Mi verrà in mente la casa editrice. Va bene, ti credo, sono saggi. Sono sa come sono saggi. Come ci permettono di essere così simili a un Topolino? Che poi Perché da lontano è vogliono sfocato. essere. Ah, no, esatto, perché ho detto che schifo sembrare volumi di manga. Cerchiamo di sembrare Topolino, giustamente. Ha molto senso. Non come gli altri che scrivono saggi su One Piece, tipo me. E ti chiedono comunque, e questa non ho capito come domanda in generale, ma se ne parla da settimane in chat Telegram da me, Team Paperopoli o Team Topolinia? Non so perché ci sia questa faida, però te la chiedono. Allora, mi piace fare il tifo per Topolino, perché la maggior parte delle persone a cui chiedi qual è il tuo personaggio Disney preferito ti risponderà Paperino, perché i paperi effettivamente di solito hanno più spazio, hanno più storie umoristiche, sono quelli in cui ci riconosciamo più facilmente. A me piace molto Topolino perché posso fare delle storie che non posso fare con i paperi, per lo più, che sono quelli un po' più seri, un po' più avventurose, un po' più alla Tintin, Indiana Jones, ma anche un po' più manga, in realtà, cioè, per alcune cose, perché posso toccare dei temi un po' più adulti. C'è quella differenza lì tra Topolino e Paperino. Quindi, Io comincerei Topolino. da qua allora, visto che di solito viene detto che per l'appunto frase classica, questa roba non ha senso, è immatura, tanto valeva un topolino, perché topolino è gi giustamente un prodotto immaturo. Tu cosa ne pensi?
Perché no, più che altro il perché non lo è, perché poi uno dice sì lo è, no non lo è, perché lo è, perché non lo è. Ma cioè sai, in quel senso lascio, cioè può deciderlo ognuno per conto suo, se è una cosa matura o meno, perché magari uno ha una sensibilità diversa rispetto ad un altro riguardo cosa significa una cosa matura, perché nel senso magari non leggi Topolino ma leggi Dragon Ball, no? Nel senso, cioè non è che a livello di maturità Dragon Ball, puoi dire che Dragon Ball è più maturo. Occhio, Dragon Ball, cioè, anche se ha 40 anni. Però nel senso, cioè che temi maturi tratta Dragon Ball effettivamente? Cioè, non è che cosa vuol dire maturo effettivamente? E se voi pensate, se in generale chi non legge Topolino pensa, o chi non lo legge da quando aveva 10 anni, pensa che le storie di Topolino siano... Oh, tipo andiamo... non lo so, cioè, scivolare su bucce di banana e cioè quello che vedete nei cartoni, pensate che Topolino fumetto sia quello, mi sa che non avete mai letto Topolino fumetto, perché cioè, adesso... specialmente i primi fumetti di Topolino erano estremamente... maturi su tante cose. Ora non bisogna per forza andare a prendere il fumetto in cui Topolino cerca di suicidarsi, però ce ne sono altri qui succedono cose molto, molto interessanti. Magari cioè, poi lì dipende che cosa significa maturo. Significa che ci sono dei rischi veri per i personaggi, per cui rischiano la morte, eccetera, o si parla di temi importanti come la famiglia, il bullismo, l'insegnamento, la natura, l'ecologia, eccetera, no? Perché allora quelle cose sono proprio parte integrante di Topolino, no? E tra l'altro non trovo neanche che siano le più interessanti. Ti dirò, secondo me è come se, e qui tu hai fatto semiotica, tornando al discorso che stavamo facendo in pre-live, è proprio interpretazione personale poi, perché uno ci può vedere quello che vuole quando vede... legge, fa qualsiasi cosa, o appunto vede qualsiasi cosa. Ed è sempre molto, molto personale. Io credo che sia più per l'appunto una questione di preconcetto, perché tu ti hanno sempre detto, o hai sempre visto comprare, perché magari il genitore te lo prendeva, no? Che tu eri piccino e ti è rimasta questa cosa che per piccini. Non hai mai ripreso, non sei mai voluto andare oltre, oltre il primo strato, oltre la superficie del prodotto. Ho visto molte volte che il problema tendenzialmente percepito, non un problema effettivo, è la ripetizione di alcuni tropi, la ripetizione di alcuni cliché, che giustamente quando una serie va avanti per decenni è inevitabile, però questo vale anche per i manga lunghi, non però è possibile. Anche per i Simpson. Cioè lì, in quel senso faccio fatica quando... qualcuno magari vede che leggo Topolino e dice ma leggi ancora Topolino, ma poi si guarda i Simpson, nel senso è diverso perché dicono le parolacce, è lì, è tutto lì, non capisco la difficoltà un pochino, ma capisco di non capirla, perché io ci sono dentro da sempre e anche quando mi prendevano in giro io continuavo a leggere Topolino anche alle medie, alle superiori per sempre. E quindi non ho mai ben completamente capito, quindi forse mi potete aiutare voi a capire al contrario. A me prendevano in giro perché leggevo i manga, quindi figurati, cioè nel senso... Sì, no, beh, anch'io. Dopo è diventato normale, cioè improvvisamente c'era Dragon Ball in TV, e allora tutti a chiedermi di portarlo a scuola, di portare i manga a scuola. Sì, tra l'altro, ecco, io che avevo pure le superiori rientro pomeridiano perché era un laboratorio di chimica, e noi aspettavamo che l'insegnante se ne andasse e ci guardavamo in streaming l'episodio del giorno di Dragon Ball, perché a casa non ci potevamo vedere perché eravamo rimasti a scuola, quindi tutti lì col telefono. Ma cos'è che guardavate? Dragon Ball, scherzi, le superiori. Certo. Però se poi portavi i fumetti di Dragon Ball a me comunque coglionavano, perché stranamente quello era tipo improvvisamente c'è il fumetto, che figo, strano però. Scuola sfigata io, che devo dire. Pensavo di aver avuto io quella più sfigata. No. Frederick in chat scrive semplicemente: se è ancora di colore giallo, un fumetto immaturo. I fumetti sono belli maturi quando acquistano il colore nero. Credo intenda banalmente il discorso della colorazione, quindi bianco-nero, quale maturità, è prodotto elevato.
mentre i colori, bambinesco, come se poi, cioè, non ci fossero manga a colori. Sì, no, ma nel senso, cioè, ci sono tantissime storie di Topolino bianco e nero, basta andare indietro. Però mi sembra che non so se il giudizio è sul settimanale o sul personaggio. Io credo che sia proprio generale, cioè che tendenzialmente i lettori di manga abbiano per l'appunto elevato il concetto di manga e quindi non riesca a scindere che ci sono vari tipi di manga, ci sono vari tipi di target e lo stesso vale per ciò che non è manga. Cioè c'è un blocco pazzesco iniziale, solo che noto che anche tu lo stesso problema a buttare giù quel evidente muro, perché c'è il muro. Cioè, quello che Dr. Slump è per i manga non è completamente simile a quello che è Topolino per tantissime cose. Dr. Slump, adesso di recente Io e Roboco, ma tutto quel genere, sottogenere di shonen umoristici, a me sembra che siamo lì. Per questo dicevo Dragon Ball, parlavo del primo Dragon Ball. Insomma, siamo lì. Che poi mi fa ridere il fatto che ci sia questo... Tu hai detto bene, c'è un attaccamento a Dragon Ball che secondo me va al limite del morboso, nel senso che... Tu hai detto che c'è un attaccamento a Dragon Ball, io dico che va al limite del morboso in generale. Perché? Perché c'ha quasi 40... Cioè, è iniziato nell'84, tipo. Era 40 anni fa. Ci si potrebbe un po' staccare e parlare di roba un po' più moderna, secondo me. Ciò detto, mi fa sorridere che appunto il fruitore medio di manga abbia questo attaccamento morboso per Dragon Ball, però ti dica che c'è nel fumetto occidentale, che c'è in Topolino, che c'è in prodotti di questo genere, un eccessivo conservatorismo di fondo, perché si tende a restare tipo ancorati nel passato. Ora, io questa visione ce l'avevo, prima di parlare con Francesco. Però è un argomento interessante in realtà, perché... Ma in che senso conservatorismo? Nel senso che si tende a non innovare nel modo di raccontare, nel modo di impostare le tavole, quindi nell'utilizzo di dialoghi, di personaggi, che è più o meno agli occhi di un lettore sempre la stessa cosa. Non c'è come se fosse un guizzo, no? Che può essere... So, esce il personaggio X dalla vignetta, sfonda la quarta parete per motivi strani, cioè una roba di quel tipo. Certo. Ma questo, Francesco, ti ha fatto cambiare idea? Sì, cioè, dopo, ci stiamo lavorando tanto su questa cosa. Dopo, sì, ti dico, dopo 10 lezioni, però sì. Ok, cioè, perché questa è una cosa che io ho sempre voluto fare, fin da quando ho iniziato a lavorare per Topolino, che è stato 8 anni fa, io sempre ho cercato di spingere per una gabbia un pochino diversa, ho sempre cercato di fare delle cose. E con il direttore nuovo, Alex Bertani adesso, lui proprio, è lui che ci dice andate, fate. Cioè, volete fare la gabbia, volete farmi, fatemi pagine di... cioè, in mezzo a tutti c'è un combattimento, le cose, però poi voglio 2 pagine di Topolino che cammina sulla spiaggia, doppia splash page, il gabbiano. Cioè, lui vuole fare delle cose che su Topolino prima non si facevano. Quindi ragionare a livello di ritmo in maniera diversa, ma poi anche proprio sui dialoghi c'è proprio un lavoro sul renderli più snelli, renderli non necessariamente più giovani, no? Per forza per fare l'occhiolino ai giovani, perché sennò è una cosa che vale adesso e non vale più tra 10 anni, però che sia giusto, cioè nel senso deve però essere giusto questo di... come identità, cioè una ricerca di una nuova identità o di una sperimentazione in generale? È un semplice adattamento dei tempi, cioè il lettore medio adesso non è più incline a leggere pagine di testo con vignette con 3 balloon grandi così, pieni di spiegazioni. Anch'io mi annoierei. Adesso si cerca di avere delle storie in cui magari i dialoghi sono ridotti a quello che è indispensabile, ma che sono anche un pochino più distesi su diverse pagine, sono raccontati in maniera non espositiva, noiosa, ma con un ritmo interessante e anche con un paneling interessante. Perché se abbiamo sempre la gabbia 6, come si faceva fino agli anni... In realtà fino a... Allora, ma... Direi l'altro giorno, considerando da quanto viene pubblicato. Sì,
Sì, invece adesso, se voi prendete in mano il topolino di questa settimana, già ci trovate delle rotture di gabbia che forse non pensavate che topolino avesse. Adesso magari questa settimana esattamente no, però quando ci trovate cose di Stefano Zanchi, di Bacinelli, di Picone, adesso non voglio lasciare fuori nessuno, quindi mi fermo qua. Ma perché che li trovi tu sotto casa. Cioè, quando vedete questi autori che sono quelli che anche Bigarella, cioè fanno delle tavole che forse pensate che su Topolino non ci siano, ma ci sono, e sono quelle cose che in realtà ci ha insegnato il fumetto giapponese alla fine, perché il fumetto giapponese ha effettivamente rivoluzionato il modo di fare fumetto. Cioè, io lo ammetto sempre candidamente che secondo me noi i fumetti li abbiamo imparati a fare adesso, ma non Topolino in generale. Noi italiani o occidentali? Razza umana, cioè stiamo imparando adesso a farli i fumetti, dopo 100 anni che esistono in maniera commerciale. Secondo me fino adesso li abbiamo fatti capendoli poco, cioè come se li abbiamo sempre fatti come se il cinema fosse sempre rimasto con l'idea che è teatro su pellicola. E poi 100 anni dopo qualcuno dice: sai che posso avvicinare la telecamera alla faccia? Tipo per fare un primo piano. Cioè, così. E secondo me abbiamo fatto 60, 70, 80 anni di fumetto noioso, e comunque belli, e comunque tanti fumetti belli, e poi in tanti paesi diversi abbiamo fatto cose, abbiamo deciso la gabbia con tante vignette, con meno vignette, con le vignette che si possono girare oppure no. I giapponesi a un certo punto hanno detto: guardate, cioè, si fa così, ecco un modo nuovo di fare, ed ecco linee cinetiche, vignette, doppie splash page, cose che non si sono mai viste. Magari il fumetto americano le faceva in maniera diversa, vorrei dire caotica, però qualcuno mi verrà sotto casa per davvero. Però secondo me, ecco, il fumetto giapponese è arrivato e ha reinventato le regole, e si è inventato tutta una serie di cose che adesso noi stiamo capendo e stiamo implementando. Quindi cosa saranno i prossimi 10 anni, cosa saranno i prossimi 20 anni del fumetto mondiale? Io non vedo l'ora di vederlo. Beh, con quella premessa sì. Sì. Dipende, purtroppo io la vedo sempre in maniera molto negativa, non in assoluto, ma per esempio un semplice fattore, cioè il mercato si adatta al fruitore, non agli autori. Cioè il mercato non ne frega niente degli autori. E infatti una cosa che abbiamo giusto trattato ieri in live con Davide era il fatto che adesso va di moda, cioè nel senso che non che c'è la moda, ma che è sempre più comune che una persona si veda una serie tipo su Netflix in 1.5. Quindi la vede velocizzata perché ci devi mettere meno a vederla. Questa cosa, cioè, visto che adesso la maggior parte delle persone che fruisce di piattaforme di streaming fa questa cosa, spingerà le piattaforme di streaming a pensare di produrre opere per essere viste con quella velocità di tempo? Cioè, e come muterà la narrazione pensando di dover andare in 1.5 a monte nel progetto? Cambia sì, tutto. E guardandole qua. Esattamente. Magari in verticale. Esatto. Perché mai io avrei pensato che a un certo punto avremmo cominciato a fare per davvero dei video in verticale e non ironicamente. Cioè, nel senso, e adesso è una cosa che è sempre più accettata, no? Sì. Per il TikTok, Reel, YouTube Shorts, eccetera. Quindi lì, anche lì c'è un sacco, no? Tu hai detto giustissimo, il mercato decide, non l'autore. Per me il problema rimane quello. Perché se tu, fruitore medio italiano, continui a dirmi che Topolino continua a fare la roba che faceva 40 anni fa, non lo comprerai mai. E quindi c'è tutta la sperimentazione che si sta facendo adesso, a che servirà? No, allora, a questo è difficile rispondere. No, ma lo so che non c'è una risposta chiara, però per l'appunto è un interrogativo che mi pongo io, no? Per quello sì, poi quello batto so sul discorso. Sì, no, allora, c'è anche da domandarsi... forse non è il mio posto esporre così le cose, visto che sono un attimo coinvolto, però io ogni tanto mi sono domandato quanto ancora ha senso l'esistenza di un albo da edicola
così come si faceva nel 1949. Cioè, 49 è tanto tempo fa. E continuiamo a farla. È l'unico fumetto di quel genere che è sopravvissuto fino ad oggi e che sopravvive bene, cioè sopravvive in verde. Ci sono stati degli anni di perdite, però il direttore con molto orgoglio dice che siamo in verde da un po' di tempo, quindi è in crescita. Quindi lì cosa posso dire? Nel senso, il mercato per adesso sembra ancora volerlo, sembra esserci, e questo ci permette di poter sperimentare, di poter inventare, di poter scrivere sempre le stesse cose degli stessi personaggi, ma sempre in modo nuovo, che è quello il bello, e per tante cose, e provare nuovi approcci che sono, se adesso tanti ragazzi leggono manga, come sono esplosi più che mai, magari in Topolino potrebbero trovare qualcosa che non si aspettavano di trovare. Tra 5 anni la cosa cambia, si vedrà. Effettivamente non so bene come rispondere a questa cosa. Tanto perché sei solo la seconda live qua, le domande esistenziali senza risposta sono il pane quotidiano. Ma anche perché la cosa è, una cosa è guardare, è vero che c'è un'attenzione, uno span di attenzione che è diverso rispetto a guardarsi, cioè lo vedo su di me che se ho voglia di vedermi un film, tipo la volta scorsa in live parlavamo dei 7 samurai, sì. Se mi metto a guardare i 7 samurai adesso, nonostante magari abbia anche voglia, io lo so che tra mezz'ora comincio a guardare il cellulare, comincio, cioè è lungo, ha un ritmo lento, e come tutto, io amo Hitchcock, cioè il Vertigo è uno dei miei film preferiti, però effettivamente mi rendo conto che per chi non l'ha mai visto, magari che è più giovane di me, si mette lì, lo guarda e dice, dai però, cioè, non parte mai, me lo guardo più veloce magari, se è proprio una cosa che mi interessa. Può anche essere, già le serie Marvel mi sembra di notare che cominciano a non essere più di 40 minuti, cominciano a essere 30. Beh, guarda, quella She-Hulk, se togli la parte iniziale e finale, sono 20 minuti. Sì, esatto. Che mi ha stupito, perché a un certo punto è finito l'episodio, ho detto, ma... Di già. No, siamo a metà. Già ne volevo un pochino di più. Però, perché magari sono abituato a quel tempo lì, però più corti, magari in questo caso penso che saranno sempre 8 episodi, però magari faranno cose più corte che durano più episodi. Quello potrebbe avere un senso. Però questo è le serie TV. No, i fumetti penso sia una cosa diversa, perché se un ragazzo mi va in libreria, in fumetteria, mi compra un Kakegurui o mi compra... cosa leggono i giovinastri d'oggi? Devi chiederlo a un giovane, allora. Robacce, tipo One Piece. Compra una roba grossa così. E compra una roba grossa così, e se la legge comunque con piacere tutta nel giro di un'ora... Ah sì, i giovani, scusa, leggono Dragon Ball Super. Sto... Vabbè, me ne vado. anch'io. Ironicamente. Anch'io lo leggo. Sì, però lo leggiamo con ironia. Chiaro, si legge per fare il meme. Perché non si può fare altrimenti. Allora, se un ragazzino effettivamente si mette a leggere Dragon Ball Super, se lo compra, un albetto di 200 pagine, si mette lì in un'ora e mezza, se lo legge tutto e se lo gode pure... Allora, è riuscito a leggersi un'ora e mezza di Dragon Ball Super senza annoiarsi. Mi sembra che cioè c'è un problema, però a parte il problema di starsi leggendo Dragon Ball Super, l'attenzione sembra esserci, vuol dire che in qualche maniera perfino Dragon Ball Super sta facendo qualcosa per tenerti incollato alla pagina, perché effettivamente i manga ce l'hanno questa cosa, hanno quel modo di chiuderti ogni singola pagina con una vignetta che ti spinge a girarla. E hanno questo ritmo che loro ci hanno costruito un mercato fenomenale sulla capacità che hanno di intrattenere, e a costo, secondo me, ma è una cosa per cui mi stanno blastando parecchio ultimamente, a costo della tecnica di disegno, secondo me sono molto bravi a raccontarle le storie, quindi mi sembra che il pubblico ce l'abbia quell'attenzione lì quando si parla di lettura.
E quindi, secondo me, il mercato sta ancora, c'è ancora la possibilità di farle delle cose interessanti. Poi, se mi chiedi, ci sono delle cose che non stiamo facendo in Italia per convertire quel mercato in fruizione di qualcosa, ce n'è, non c'è niente. Sì, che poi quando si prova però non va, però torniamo sempre al discorso classico, cioè, prova a metterti a fare qualsiasi progetto strano che esca da Topolino, Bonelli e Manga, ciao. E se poi Manga, se fai Manga fatta in Italia, ciao a prescindere, perché tanto se non è io chiamandola non va bene. Non importa, sì, che sia una tecnica narrativa, come hai detto tu, è una tecnica narrativa, perché di tecnica di disegno è opinabile per mille motivi. Io in questo momento faccio molta, non ho ancora fatto pace con me stesso e con parole come tecnica manga, stile manga, mi danno molto fastidio. Riconosco che c'è un limite mio e non sto accettando, perché per me il fumetto è fumetto. Quindi non so, mi dà fastidio questo modo di non limitarsi, sì, a dire i manga si fanno così. Sono come, perché purtroppo, dico purtroppo, ma a me piace dare etichette a qualsiasi cosa perché ho dei disturbi ossessivi, e quindi a me va benissimo che ogni cosa abbia un'etichetta per capirsi tra le persone, perché, cioè, se tu dici fumetto, vabbè, ho capito, sì. Certo. Stiamo parlando del modo, no, in cui viene dato un prodotto che ha delle regole di base, però poi le regole cambiano di mercato in mercato. Stai parlando tu ultimamente, per l'appunto, di il tuo adattarti al mercato francese, che è un altro mondo rispetto al nostro, quindi devi cambiare proprio approccio in tutti i sensi. Quindi certamente definiamo, no, la tecnica narrativa franco-belga da quella italiana, da quella giapponese. Se poi vogliamo dire tecnica manga, sti cazzi, cioè chiamiamola manga e non giapponese, a me non cambia, però è per capirci tra di noi. Sì, no, ma infatti io sto facendo pace con questa cosa. Perché è vero, perché anche per farti capire delle persone devi usare quelle parole. È che, non lo so, ti dico, è un ragionamento che ancora non è finito nella mia testa, quindi hai ragione, avete ragione. No, secondo me hai più ragione tu in realtà, perché la vivi... Adesso è complicato tutto. No, è che, ti dico cosa intendo, a me piace dare le etichette e mi piace classificare, ma queste etichette non le ho create io, cioè esistono da prima, e le hanno create quelle generazioni che secondo me si sono chiuse nell'idea di dover separare le cose perché noi meglio di loro. Tu dai a un fumettisti, signori fumettisti, che hanno lavorato sempre solo nel mercato franco-belga, ma di una certa età, e magari adesso in pensione, gli dai un fumetto giapponese, manco lo sanno, cioè manco capiscono cioè proprio come si stanno articolando gli avvenimenti che leggono. Perché? Perché è diverso modo di raccontare. E quella chiusura lì, quella incomprensione di quello che hai davanti, ti fa dare delle etichette. È inevitabile. Che poi noi abbiamo ereditato, nel bene e nel male. Mentre secondo me sarebbe più corretto idealmente non andare a creare delle etichette, perché fumetto è fumetto, però poi secondo me comunque tra un paio d'anni si omologa tutto, perché alla fine un sistema globalizzato è inevitabile, quindi non ci sarà più la distinzione, però essendo sempre stati mercati chiusi, finché non si uniforma tutto, ciao. Sì, forse è quello, perché io accetto l'idea che esiste una tecnica francese, una tecnica giapponese, non so se esiste una tecnica italiana, però sì, è quello, nel senso, nel momento in cui io faccio un fumetto, magari ci metterò un po' di quello, un po' di quello, e poi non è che qualcuno può venirmi a dire questa cosa funziona perché l'hai fatta in tecnica manga, oppure, non so, però al contrario ci sono delle cose che... Cioè, questo modo di etichettare le cose, secondo me, a volte può portare a dei momenti in cui un ragazzo mi porta, come succede alle fiere magari, posso farti vedere i miei disegni, e ti dimostra, e tu gli dici, guarda, questa prospettiva non è sbagliata, non funziona, oppure quell'anatomia è storta, e lui ti risponde, ma è in stile manga. È sbagliata, cioè non vuol dire niente. No, certo. Dici, è fatto in tecnica manga, se è sbagliata, è sbagliata. Poi, per carità, cioè, me lo porti nel mercato giapponese, te lo pubblicano così, e va bene, può funzionare perché il mercato lo approva in ogni caso, però non lo so, forse qui stiamo mescolando due tipi di discorsi che sono... Cosa non andrebbero mescolati? No, secondo me si possono intersecare, nel senso che
è un argomento che ho trattato più volte su questo canale, con più persone, perché poi è anche il bello, ognuno ha la sua visione. Quindi se tu parli con Caterina Rocchi, quindi la direttrice della Luca Manga School, c'ha la sua visione. E se tu parli con Giorgio Battisti, ne ha un'altra. E fanno entrambi manga, cioè di quello, nel senso, sempre lì, entrambi che hanno studiato in Giappone, ma hanno comunque due visioni molto diverse. Non moltissimo, non è che sono agli antipodi, però hanno delle sfumature diverse, perché poi è soggettivo, perché poi tu il fumetto tuo lo fai come vuoi tu, per l'appunto, perché non è che stai lì a dire no, ma aspetta che devo pensare a questa cosa perché l'aveva fatta Toriyama, no, ma aspetta perché, cioè, non è che quando lavori poi fai questi discorsi, questa roba la fanno i critici, che di solito inventano, sovranalizzano, presente. Poi nel fumetto, che dove sono i critici del fumetto? No, non esistono, infatti, cioè... Ci si finge tali, tecnicamente. Sì, c'è un bell'articolo di Lorenz, il fumettista, che ha scritto una cosa l'altro giorno sulle intelligenze artificiali, però c'era un momento in cui parlava dei critici del fumetto, che in realtà sono critici letterari e non lo sanno criticare il fumetto, perché esattamente criticano la storia, la narrazione, e poi al massimo dicono disegni belli, disegni brutti. Sì, ma perché manca... Questo l'ho parlato... più volte, anche questo perché fa sempre parte del discorso, ho intere live dedicate proprio a figura del critico, che servirebbe, secondo me, nel mercato italiano, dico in generale servirebbe, nel mercato italiano servirebbe, particolarmente perché da noi soprattutto manca, all'estero ci sono delle figure che hanno proprio, nascono come persona che ha studiato X argomento, ma poi sei iperspecializzata nel fumetto, perché se ne parla da più tempo, si studia da più tempo, si è meno chiusi in paradigmi come siamo noi. Noi italiani intendo, anche se ultimamente, secondo me, negli ultimi 20 anni si è fatta bella roba, come studi proprio. E si possono intersecare, secondo me, due discorsi tra tecnica e stile, perché? Perché lo stile è indicativo dell'autore, non di una nazione o di un modo di raccontare, perché lo stile è personale. Sì, è vero. Cioè, due disegnatori di Topolino cercano di omologarsi a chiaramente lo stile che ha l'opera, ma qualche sfumatura la noterai, se sei, cioè, nel senso, io credo che sia obiettivamente impossibile poter dire no, ci omologhiamo tutti quanti, siamo tutti identici tra di noi, perché non è possibile. Ma no, ma cioè, il lettore medio di Topolino se è in grado di riconoscere qualunque autore. Chiaro, perché anche volendo farlo non riesci a astrarre te stesso dal lavoro. Allora, sì, allora è vero, cioè a un certo punto esci per forza, ti riconosci. Nel mercato nord europeo c'è molta più omologazione, quindi se ti vai ad aprire un, come si chiamano, vabbè, Donald Duck in Danimarca, sì. Anka, come si chiama, e ti guardi i disegni di quello, sembrano tutti uguali. Poi se stai lì di fino riconosci i diversi autori, però sono tutti uguali perché riprendono proprio la tradizione mega classica di Karl Barks. In Italia invece abbiamo fatto un vanto e una tradizione l'essere riconoscibili. Quindi hai autori molto diversi tra di loro, perché puoi avere un Francesco Guerrini che fa un tipo di disegno molto dettagliato, molto nervoso, e poi hai un Claudio Sciarrone che è modernissimo, cioè proprio un'altra cosa. Quindi, nel senso, senza andare su Cavazzano. No, certo, ma per quello ti dico, quindi nel momento in cui tu già mi arrivi e mi dici stile manga, mi stai dicendo, non mi stai dicendo niente, perché lo stile manga non esiste. Lo stile è come un autore si mette, è la firma autoriale, chiamiamola così, cioè posso usare un altro parolone che non vuol dire un cavolo. Oh, capisco che effettivamente indica una cosa, perché anche se mi dici stile americano, bene o male, capisco cosa intendi, no? Uno stile comics americano, immaginerò un certo modo di disegnare i personaggi, un certo modo di fare le ombreggiature, un certo modo di costruire la tavola magari, però poi... Però anche lì, cioè, costruire una tavola è come la racconti, non è, neanche, cioè, non è lo stile vero e proprio, cioè, non è come ti disegno gli Spider-Man, non sono tutti identici, cioè Romita lo vedi quando è Romita, voglio dire, non è che ti fai troppi problemi. Sì, no, infatti, esatto, quello poi ognuno è mega riconoscibile. Che ci sia una scuola nel modo in cui si costruisce proprio a livello di regia la tavola, è assolutamente vero che tu puoi riconoscere, cioè, certo. Avendo davanti un comic, un manga e un bande dessinée, decisamente puoi indicare quale assolutamente. Quale. Quindi in quel senso lo capisco.
Però quello, cioè, dico, per me fa parte, per me quello fa parte, cioè il come tu mi metti le tavola fa parte della narrativa, quindi come mi racconti la storia. Se tu mi dici la prospettiva, è una prospettiva. E non è uno stile, non è comunque uno stile, perché è una cavolo di, cioè come mi metti l'inquadratura, se tu me la sbagli, me la sbagli. Sì, dopo, per carità, ci sono anche autori che la prospettiva la fanno male, perché non la sanno fare, ma non importa, perché è quella cosa che ogni tanto si dice, un po' provocatoria, no, certo, certo. Però il bel disegno non va di pari passo con il bel fumetto. Non è una frase incompleta, chiaramente, però è vero, cioè l'importante è come la stai raccontando, è la narrazione. È un discorso che non riesco mai a concludere, perché non ha una conclusione. Non ha una conclusione, purtroppo, se non perché? Perché in questo caso manca una omologazione nei termini, perché tutti quanti usiamo termini diversi, magari per dire le stesse cose. E quindi sì, non ci si capisce. Cioè, sembra di stare nella Torre di Babele, che tutti parlano lingue diverse, e in realtà stiamo comunicando. Tutti quanti chiediamo l'acqua al bar, ma nessuno capisce che cacchio sta chiedendo chi. Questo è il discorso. Mi dà sempre un po' di tristezza questo discorso, perché ogni volta che si parla di stili nazionali, in questo senso, non c'è una cosa che possiamo dire lo stile italiano, lo stile del fumetto italiano. Cioè, vabbè, cosa mi dici, Bonelli? Quello lo stile italiano, cioè, ti dico, se tu prendi, cioè, per dire, se tu prendi la saggistica estera, ti nominano Bonelli, e quindi è da lì, non esce. No, lì allora sì che siamo proprio indietro, perché, nel senso, se mi chiedi qual è lo stile di fumetto migliore di tutti, ti rispondo il manga, per forza, perché racconta meglio di tutti gli altri. Secondo me usa il medium fumetto, questa è la mia opinione, poi, per carità. No, io concordo. Secondo me usa il medium fumetto nella maniera migliore che è attualmente possibile. E basta, non so cosa altro dire. Tranquillo, in realtà in chat ti hanno proposto di fare una storia Godzilla contro Mickey Mouse, e te lo dico, prendi l'idea, in caso... per i diritti, Non si può nemmeno usare personaggi della stessa casa. Star Wars è della Disney adesso, no? Ma non si possono usare i personaggi. Aspetta, questo non lo sapevo. Anche cioè, di Godzilla era chiaro. Marvel, ok, lo capisco. Interessante. È perché non, anche travestire Paperino da Iron Duck è una cosa che bisognerebbe cercare di non fare per motivi di diritti, perché noi siamo abituati a pensare alla Disney come la Disney, ma la Disney è in realtà tante piccole Disney diverse e ognuna ha le sue cose. Ok. E poi fanno capo alla Disney. E quindi è un po' più complicata di così. Anche a me sorprende, anche a me quando me l'hanno detto, ho detto, ma come? Perché? Ma è tutto Disney, siamo tutti fratellini, e invece no. E però dopo, cioè, se poi vogliono fare il film in cui c'è Sonic in Wreck-It Ralph, si può fare. Perché è diverso, perché poi li cambia anche, se lo fa la casa madre, se lo fanno in America, se lo fanno in Danimarca, se lo fanno in Italia. Ci sono un sacco di piccoli paletti, tipo la mamma di qui qua, che in Italia non possiamo usare come personaggio, e che è un personaggio presente nelle storie danesi, invece. Ok. Chiedi perché, non ne ho più palle di... Ah, te lo stavo per chiedere, se c'era un motivo... No. Chiedilo a qualunque autore o chiunque lavori nel settore, magari sia per la Danimarca che per la Disney, come me, e nessuno ti saprà rispondere a questa cosa. Ma nessuno. Allora, riformulo la domanda: non si può domandare di usarlo? Sì, cioè, puoi fare la richiesta. Ti dicono di no. Ma te l'argomenteranno, spero? No. Perché dai piani alti nel studio? Ok. Io sospetto che c'è cioè io lo chiedo a te e mi dici di no, però devi chiedere a dell'inello. E lui ti dice di no perché da qualcun altro gli ha detto di no. E poi, cioè, a un certo punto, cioè, è stato così e forse nessuno sa più perché, non lo so. Scusa, ho letto una roba strana in chat. Hanno nominato le mutande di Eta Beta. Ok. Se non ho... Infatti.
Cosa dice la domanda? No, non è una domanda, è proprio un'affermazione. C'era la vecchia teoria che il padre di Kiko qua era Eta Beta con tutto quello che ci ha nelle mutande. Non sono così addentro, sì. Non sono così addentro al mondo di Topolino per sapere queste cose, queste cose qui. No, no, perché no, Easy. Ma infatti, Bruce. Ma se, il discorso che hai fatto sembra quasi la... quello della burocrazia di Asterix e Obelix quando girano all'infinito chiedendo carte. Forse, penso, può darsi. Pazzesco. E in tutto ciò io mi sono accorto adesso che abbiamo altri 10 minuti di live, mannaggia. Sta andando veloce. Sì, infatti, beh, meglio così. Il terzo punto che mi ero segnato era l'essere troppo autoreferenziali, quindi fare troppo spesso autocitazioni. Ribadisco, dalla mia enorme ignoranza in Topolino non ne ho colte così tante o così... cioè, probabilmente non sono un grandissimo lettore, quindi non è che ne ho viste molte, però lo trovi troppo presente, troppo marcato? C'è una richiesta dall'alto a questo punto che impone eventualmente? No, cioè, mi sembra che l'universo Marvel abbia molte più autocitazioni. Cioè, dipende... Allora, adesso, oggi leggevo il Topolino uscito ieri e... non so se vale come autocitazione, c'è un momento in cui una di quelle rare storie in cui Paperi e Topi sono insieme. Paperino sta facendo una cosa e sta pensando, quando il gioco si fa duro, puntini puntini, e poi giri pagina e Topolino sta rispondendo ad un'altra cosa, ma dice, vorrei essere da un'altra parte. Questa, per chi la coglie, è una citazione di PK dagli anni 90. Vale come autocitazione, forse, però boh, cioè, nel senso, mi viene in mente solo questo. Allora, Fatalità c'era un esempio proprio ieri. Certo. Questa settimana. Però, boh, a parte... Sì, ogni tanto è anche bello metterci quelle cose, tipo se Paperone lo fai camminare nel suo deposito, nella sala dei ricordi, magari dietro c'è le lenticchie di Babilonia, ne so. Ti dico, io non l'ho mai visto come un problema in generale, perché... Oh, cioè a me sembra un tipo di fanservice sano, nel senso che chi sa, chi non sa non gli cambia niente. Sì, è come in Doctor Who, l'hai mai visto Doctor Who? Che se cammina dentro una qualche stanza del TARDIS vedi la sciarpa del quarto dottore. Sì. Al fan piace vederle queste cose. Quello, cioè, penso sia quella cosa lì. Ma sì, oppure vedi il Trono di Spade, c'è la spada di Gandalf, cioè queste cose che, cioè, che ci sono. È successo? Sì. Non, no, aspetta, ma non è un'autocitazione questa. Non come citazione, ma per necessità produttive. Però sono degli easter egg. Cioè, l'autocitazione è di base l'inserimento di un easter egg. Esatto, mi sembra una cosa bella. Anche secondo me. Però per molti è un problema, ma viene difeso la spada tratta del manga che vive di fatto di cioè. È tutto Dragon Ball. Quindi, boh. Non dico tutto in assoluto, però il mainstream che va forte è derivativo di Dragon Ball, non cioè girarci intorno. Sì, cioè non ho capito qual è il problema. Che le autocitazioni occidentali non vanno bene, mentre, come hanno scritto anche in chat, ovviamente memando, i manga sono ciclici, quindi c'è tutta un'altra elevazione culturale. Non so, io ti continuo a buttare, cioè, perché per me sono fesserie, però cioè, quindi ti sconvolgo l'esistenza e vedo cosa ne tiri fuori tu, perché ribadisco, io ho una certa, finisco le argomentazioni, però insomma, lì. E prossimo punto, scrittura insufficiente. Ah, su questo sono molto in disaccordo. Ok, mi prendi un Topolino dei primi anni 2000, mi prendi una storia a caso di 12 pagine di Paperoga che cade sulle bucce di banana, posso anche darti ragione. Però prendete un Topolino recente e venitemi a dire che la scrittura è insufficiente. Io tra l'altro pensando che fino adesso tu di autoreferenzialità zero, perché citi sempre i lavori degli altri comunque. Ok, allora parliamo delle mie cose. Non era dispregiativo, era un complimento il mio. Perché io sono molto contento delle ultime cose che sto facendo per Topolino, che ho fatto e che sto facendo per Topolino. L'anno scorso è uscita in 4 episodi
il rimaneggiamento della vera storia di Pigafetta e di Magellano, e quindi la prima circumnavigazione del globo. Lì, secondo me, è una delle cose più belle che ho scritto. Come umanità dei personaggi, come eventi, come ritmo della storia, come disegni. Però parlando di scrittura, secondo me, cioè, quello è esattamente il tipo di roba che io vorrei leggere. A me piace molto. Adesso, di recente, stiamo scrivendo delle storie che usciranno l'anno prossimo, e tante di queste che sto facendo sono praticamente horror, che su Topolino si è sempre fatto poco, ma si sta cercando di fare di più, perché i lettori di prova ci stanno facendo capire che chi gli piacciono molto queste storie un po' più da brividi. E quindi adesso mi sembra che hanno consegnato oggi la storia disegnata, quindi dovrebbe uscire entro qualche mese, che è, adesso la dico in due parole, però è una roba tipo Topolino da solo in una casa isolato dalla neve, è una storia di 50 rotti pagine, è da solo lì, non può andarsene, dovrebbe essere da solo, ma cosa sono quei passi che sente dal piano superiore? C'è qualcuno con lui oppure no? E sono 50 pagine di niente, di ho sentito un rumore, esco fuori, forse c'è una roba, forse non c'è, forse mi sono ingannato, ma allora non è possibile. E secondo me stiamo cercando di fare storie di questo genere. Anche Francesco Vacca, che dicevi, adesso sta scrivendo tanto e sta scrivendo storie, secondo me, interessanti. Marco Nucci scrive un sacco e scrive delle storie interessanti. Ci sono tanti colleghi, adesso non voglio cadere nella trappola di prima e fare alcuni nomi e non altri, però secondo me il direttore stesso che ci sta portando a scrivere. Sai cos'è? Stiamo cercando di scrivere più personaggi e meno trama, nel senso di non è tanto importante che ci sia la fine del mondo, dobbiamo fermare il piano malvagio di Macchia Nera, ma chi se ne frega? Una storia interessante che è raccontata bene può essere Topolino viene buttato in una buca di 20 metri e l'intera storia è Topolino deve uscirne. Cioè, se la scrivi bene, te la giochi sul personaggio, te la giochi, certo, sulle cose che sente, sulla paura, sul timore di non fare in tempo, su quello che sta succedendo ai suoi amici, te la puoi giocare in quel modo là. E quindi, cioè, secondo me stiamo facendo delle cose molto belle e ne faremo in particolare, secondo me l'anno prossimo sarà un anno molto pregno di questo genere di storie qua. Se vi va, provate, vedrete che ci sono delle cose belle. E se no tra un anno si torna a parlarne io e te qua in live. Sì. Perché poi io me la ricordo, che mi alzi l'hype, io mi metterò, farò il bravo, recupererò roba, però se poi no, colpa tua. Sì, no, poi magari se vuoi ti consiglio io delle cose in particolare, però io mi ricordo, c'è stato un momento quando avevo 22 anni in cui avevo un po' smesso di leggere Topolino, avevo cominciato a leggere tanti più manga, tanti più fumetti americani, quindi l'avevo un po' perso di vista per un paio d'anni. E poi un giorno ne ho comprato uno a caso e c'era una storia di Casti, che in arte Andrea Castellan, il contrario, in arte Casti, Andrea Castellan. E ho letto questa storia che aveva scritto e disegnato e mi ha folgorato. Cioè, l'ho letto e ho detto, ma si possono fare storie così su Topolino? Davvero? Cioè, bellissimo. Io voglio fare questa cosa qua. E da lì mi ha proprio ripreso e da lì sono andato. Mi ci sono proprio buttato completamente e mi sono recuperato tutte le sue storie che magari adesso potrebbero essere un pochino più datate perché si tratta anche di robe di 20-15 anni fa, però adesso secondo me ci sono tanti autori che fanno cose interessanti, mi piace pensare di essere tra quelli. Quindi, vediamo, basta, bene, io direi che possiamo andare allora. Perché no, perché l'abbiamo chiusa, cioè siamo a un momento propositivo, è perfetto, non voglio chiuderla con la negatività, di solito si chiude in negatività quando si fanno discorsi di questo tipo. Ma soprattutto l'anno prossimo usciranno Le Isole della Cometa e se vi va di leggerle sarò molto felice di sapere
cosa, anzi, cosa io ti chiederò, tipo... ti chiederò una lista di must da recuperare a questo punto, che me li recupero io e poi li consiglio direttamente. Vabbè. All'utenza. Si chiude con Negaduck. Esatto, non voglio buttarli in cacciara, bravo Bruce, hai capito qual era il segreto. Anche se siamo in competizione per chi la mandava più in cacciara. Pietro, io ti ringrazio, per me è stata una chiacchiera super interessante. Quindi... Prego, mi pare di averla appena iniziata, mi dispiace che finiamo già, mi sembra di aver detto poco. No, no, se vuoi tornare, si può tornare a parlarne. Io non voglio, non voglio appesantire troppo, tendenzialmente per la chat in sé. Intanto, come ha detto, la sua attenzione è 40 minuti, siamo già a un'ora, quindi è inutile protrarla. Recuperati i topolini, io di recente ho ripreso a leggerli e non sono una brutta lettura. Mi piace che comunque non dice è una bella lettura, ma non sono brutte letture. Andare avanti si va in negativo andando avanti. Bisogna chiudere la guarda, cioè, è comunque faticoso perché magari c'è quel tipo di pensiero, c'è questa cosa del topolino perfettino, antipatico, che ancora non riusciamo a staccarci, nonostante siano 20 anni che non viene scritto in questo modo. C'è tanto lavoro da fare ancora, ma i numeri sembrano dire che lo stiamo facendo. Andiamo avanti. Bisogna, sempre e comunque. Va bene, io ti ringrazio, come sempre ringrazio anche la chat, comunque nell'info box avete tutti i link di Pietro, quindi se volete recuperarsi le sue storie, avete i social, tanto i suoi hanno tutte le robe posta immaginabili per poterle recuperare direttamente, quindi dai, bene. Grazie come sempre, fate i bravi, mangiate le verdure e ci vediamo al prossimo appuntamento. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Thank you.